Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Mi sai descrivere chi è Aurora? Allora, per me, io, sono una ragazza solare, positiva, molto positiva, e gentile e socievole. Come nasce l'idea di intraprendere a fare la cantante, l'artista, intraprendere la musica? Allora, io ho iniziato a 4-5 anni. E cantavo all'inizio in coro. Poi la mia insegnante mi ha detto prova a cantare da sola. Allora ho detto ok e sono arrivata fin qua. E un giorno si è presentata la Pulsart, che abbiamo visto che non è un solo un modo di dire, ma ti segue completamente nella tua crescita musicale. E che sensazione hai provato quando ti hanno detto vuoi far parte della nostra famiglia? Ho pensato subito wow, perché non credevo di arrivare a quel punto, cioè di andare molto più lenta nel percorso. E avere un insegnante come ad esempio Patrizia Nottola, che è vocal coach, lei la conosci come doppiatrice, ma non immaginavi che sapeva, cioè, che ha anche quelle capacità di poterti farti crescere anche musicalmente. Io ho scoperto un mondo tutto nuovo, cioè mi hanno aperto gli occhi e mi hanno fatto vedere tutto, cioè non, un mondo nuovo. Cioè, all'inizio ero concentrata più sul canto, ma poi mi ha fatto scoprire il doppiaggio, la recitazione, e mi sono intrufolata anche in quelle cose. E la prima cosa che ti hanno detto, che ti ha detto, ad esempio, perché lì è una famiglia che sta gestendo, cioè che fa crescere questa società, ma soprattutto la prima cosa che ti ha detto Patrizia quando ti ha sentito e l'ha sentito la tua voce, ti ha insegnato, qual è stato il primo insegnamento che ti ha detto che probabilmente forse te lo porterai dietro? Allora, io ho sempre avuto questa mania di parlare molto, molto velocemente senza scandire le parole. E lei mi sta iniziando a, come dire, a parlare più piano, più scandendo le parole. E invece quali sono adesso? Ci sono progetti, lavori che si stanno già iniziando a fare, a sviluppare musicalmente? Sì. Quindi in questo caso, nel tuo genere, prima cosa, che genere fai musicalmente? Allora, solitamente musica pop. Solitamente. E c'è qualche artista in cui ti sai trarre ispirazione o che ti dà quella sensazione e ti fa anche crescere musicalmente? Sì, ci sono. Allora, all'inizio ero più concentrata sull'inglese perché a me piace molto di più la musica, cioè le canzoni americane e inglesi che le canzoni italiane. Quindi come cantanti principali ho in testa Lady Gaga e Ariana Grande. Invece italiani c'è qualcosa che ti... Sì. E chi sono? Allora, di femmina Laura Pausini e di maschio Irama. Ah, hai scelto due generi leggermente diversi l'uno dall'altro. Sì. Laura Pausini, che è internazionale, era un po' più nazionale, ma
a una paraplessia. A livello musicale, secondo te, nascono prima le parole, nasce prima la musica oppure nascono insieme? Nascono insieme. Da cosa trae ispirazione nelle tue canzoni? Sì. Allora, penso più a quello che mi capita nella vita, più quello che mi dovrebbe capitare. Cioè, in quel momento cosa sta succedendo? E lo trasmetto con le canzoni. I sogni nel cassetto li hai? Allora, sicuramente diventare cantante, doppiatrice e o attrice. E basta, cioè, principalmente quelle cose là. Poi vabbè, ho anche altre cose, però sono al di fuori della musica. Vedendo tanti film, tanti cartoni, quell'artista, quel doppiatore che hai sentito, hai avuto quella sensazione di dire quella voce o quel personaggio mi piace. C'è qualche voce che ti è rimasta, comunque ti ha dato quella sensazione in più? Diciamo che ogni volta che vedo qualche cartone animato o barra film, le voci mi sembrano stupende e vorrei diventare come loro. Se ci fosse la possibilità di fare un duetto con un artista e salire su un palco con questo artista, con quale artista ti piacerebbe salire sul palco? E perché? Boh, forse Lady Gaga. Perché ha una mentalità forte e mi piace molto la sua voce, quindi se dovessi scegliere, sceglierei lei. Anche perché i suoi spettacoli sono comunque uno show nello show, quindi ti piace anche interpretare la canzone. Ma cantare dal vivo, tu hai partecipato ai concorsi, comunque cantare dal vivo, che sensazione ti ha dato quando ti sei aperto davanti? Allora, nel teatro si chiama quarta platea, anche nello spettacolo si chiama quarta platea, che è il pubblico davanti. Che sensazione hai provato? Che emozione hai provato? Molte persone direbbero che hanno paura del pubblico, stare davanti lì a vedere tutto il pubblico. Invece io non ci penso. Penso più alla canzone, a quello che mi piace di quella canzone e non mi concentro sul pubblico e quindi vado tranquilla. Se ti dovessi fare una domanda e darti una risposta, che domanda ti faresti alla Marzullo? Ti piace quello che fai? E mi risponderei sì. Quando hai suonato dal vivo, ma quando sei entrato nello studio di registrazione, quando hai inciso il primo, comunque. Hai visto, hai iniziato a lavorare sulla tua voce, sull'impostazione del timbro, tutto questo. La faccia che hai visto dall'altra parte, quando tu hai finito la lezione o hai suonato quella canzone, la sensazione che hai visto e quello che hai provato tu vedendo le loro facce, qual è stata? Dico wow, e immagino di essere una persona fortunata. Invece Molto fortunata. l'emozione che hai provato a entrare la prima volta nello studio e metterti davanti a un microfono per Sinceramente un po' incidere. d'ansia, un po' d'ansia. L'ansia soltanto? Ansia e felicità, allo stesso tempo, non si può descrivere. Perfetto. Saluto a tutti e vi ringrazio di avermi ascoltato. Ah, una curiosità. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.